sia lodato Gesù Cristo. Oggi desidero parlare della bandiera dell'Europa. Forse pochi sanno che la bandiera dell'Europa l'ha ispirata la Madonna. E questo è un segnale bello, un segnale di fiducia, un segnale di speranza. Ecco come andarono le cose. Nel maggio del 1949, maggio, notate, fu istituito a Strasburgo il Consiglio d'Europa, che doveva preparare le basi per la Costituzione europea, e ci vuole del tempo, eh? Ma l'anno dopo, esattamente nel 1950, questo Consiglio bandì un concorso per avere varie proposte per una futura bandiera dell'Europa. Vennero presentate decine e decine di proposte. Una di queste proposte era una bandiera a sfondo azzurro, con 12 stelle al centro, che poi è la bandiera europea. Venne presentato questo bozzetto da un giovane pittore proprio di Strasburgo, Arsène Hetz. Ebbene, all'inizio la commissione che giudicava era presieduta addirittura, pensate, da un ebreo, Paul Lévy. Quindi la scelta non fu fatta per motivi confessionali, ma impressionò il fatto dello sfondo azzurro che era serenante e le 12 stelle che nella cultura ebraica è un numero perfetto. E venne scelta questa bandiera. Qualcuno fece osservazione, ma ancora non erano 12 gli stati dell'Europa, non importa, le stelle 12 è un numero di perfezione, quindi ne include tutte. E anche quando poi è superato il numero, come oggi è superato il numero 12 resta ugualmente. E resta perché? Perché il numero di perfezione include tutti i numeri. Ma notate, tutto è venuto per ispirazione mariana. E notate ancora un'altra delicatezza mariana. Il bozzetto con la bandiera venne ufficialmente approvato l'8 dicembre 1955. 8 dicembre. Era una festa tipicamente mariana. La Madonna ci ha messo il tocco. Questo, a mio giudizio, fa ben sperare. Perché, pensate, l'Europa sta smarrendo un po' la strada, questo bisogna dirlo. Ma uno scrittore americano, Thomas Eliot, che però è vissuto sempre in Europa, giustamente ha detto: un cittadino europeo, anche se non crede nel cristianesimo, respira il cristianesimo. In Europa tutto parla del cristianesimo. Questo è bello. Ma non solo. Pensate, uno scrittore che forse molti fanno fatica a crederci, Marco Travaglio, addirittura pensate, era l'anno 2009. Eravamo in quel tempo in polemica, in discussione sui crocifissi sì, crocifissi no nelle aule. Ebbene, lui scrisse sul Fatto Quotidiano: dipendesse da me, il crocifisso resterebbe appeso nelle scuole. Gesù in croce non è semplicemente un simbolo. Gesù in croce è un fatto storico, è una persona reale, morta ammazzata dopo indicibili torture, pur potendosi agevolmente salvare con qualche parola ambigua. E da 2000 anni questo crocifisso è una grande lezione, sentite ancora, una lezione vivente di libertà e umanità, di sofferenza e di speranza, di resistenza inerme all'ingiustizia. Ebbene, a me sembra, ma notate, Marco Travaglio, a me sembra un bene che i bambini, i ragazzi lo sappiano fin da bambini a scuola. Basterebbe raccontarlo a tanti ignorantissimi genitori, l'ha scritto lui e non io, a tanti insegnanti, a tanti ragazzi, e nessuno, ateo, cristiano, islamico, ebreo, buddista che sia, si sentirebbe minimamente offeso dal crocifisso. Marco Travaglio ha scritto questo, fa riflettere. L'Europa è tutta impregnata di cristianesimo. Emanuele Kant, un grande filosofo, ha detto: il Vangelo è la sorgente della nostra civiltà, anzi lui ha scritto di tutta la nostra civiltà. Se ci allontaniamo dal Vangelo, allora cosa significa? Ricadiamo nell'inciviltà. Ricordiamolo bene. Per questo preghiamo la Madonna, o Maria Immacolata,
il tuo cuore. Custodisce la memoria del sì che ha dato a Dio una casa tra le nostre povere case. Noi veniamo a consegnarti la lampada della nostra fede, perché tu la custodisca sempre ardente e fervente. Custodisci il passato di onestà, di laboriosità, di fedeltà alla famiglia e di amore alla vita. Non vogliamo che svanisca tutto questo in un egoismo senza futuro. Aiutaci a riesprimere la fede antica con parole nuove, per trasmettere ai nostri giovani, ai nostri figli, la bellezza di essere discepoli di Gesù e la gioia di potergli dire oggi il nostro sì, come hai fatto tu, Maria. O Maria Immacolata, prega per le nostre famiglie affinché custodiscano il progetto di Dio, rispettino la vita nascente, amino i bambini che sono le stelle del cielo e dell'umanità. O Maria, custodisci sempre accesa la lampada della fede, altrimenti cadiamo nel buio. Se lodato Gesù Cristo.